grande soddisfazione per la giornata di oggi, la giornata in cui realizziamo un obiettivo concreto, quello di definire le azioni che ciascuna istituzione interessata o coinvolta in Expo deve realizzare. Per quanto riguarda Regione Lombardia sono azioni molto concrete, come si è visto nella presentazione che è stata fatta. La Regione ha, si è scritto nella legge, compito attraverso il tavolo Lombardia di supervisionare, di coordinare le iniziative che sono correlate ad Expo, dice la legge, anche fuori dalla Regione, ma penso che abbiamo fatto bene a trovare una leale, più che leale collaborazione con le altre istituzioni, in particolare col governo su Expo, per definire un piano d'azione che il governo ha già presentato, che prevede non solo la valorizzazione di Expo, ma anche l'intervento per garantire la legalità. E quando parlo di legalità non mi riferisco solo ai rischi di infiltrazione mafiosa, che pure ci sono, sui quali siamo molto impegnati. Io stesso ricordo al Ministro dell'Interno che avevo costituito il gruppo operativo Interforze, GICEX, specifico proprio per Expo, ma parlo anche della regolarità e del malaffare, che non sempre si concretizza in interventi legati al mondo della criminalità organizzata. Ecco, noi dobbiamo garantire questo e io come Regione, noi come Regione lo stiamo facendo. Una serie di iniziative sono state prese in questi mesi in questa direzione. Ringrazio tutti, a cominciare dal Prefetto, per aver organizzato questo incontro. Io come Ministro dell'Interno raccolgo in buona misura il frutto di un lavoro importante che ha fatto un Ministro Lombardo che ha rivestito a lungo la carica di Ministro dell'Interno ed è un giovane governatore della Lombardia di nome Maroni. Come Ministero dell'Interno, come Ministro dell'Interno, noi prendiamo 10 impegni. Sono 10 e sono tutti concreti. Il primo, potenziare per il 2015 le forze dell'ordine, la loro presenza a Milano. Secondo, nella legge di stabilità abbiamo inserito un incremento, uno stanziamento ulteriore di circa 40 milioni di euro solo per la logistica a Milano, che possa consentire una accoglienza adeguata alle forze dell'ordine che in più arriveranno a Milano. Punto numero 3. Una volta ogni 2 mesi svolgeremo a Milano per tutto il 2014 un comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che abbia lo scopo di monitorare costantemente al massimo livello possibile l'andamento e l'organizzazione dell'apparato dello Stato contro la criminalità. 4. Potenziare sempre di più il ruolo della DIA. 5. Attuare un modello di prevenzione che serva ad accelerare il rilascio delle informazioni antimafia. 6. Rendere più incisivi ancora gli accertamenti che servono a determinare tutto quanto porta poi alle decisioni prefettizie. 7. Attraverso nuove applicazioni informatiche che sono già praticamente pronte, noi dobbiamo favorire la circolarità delle informazioni. Punto numero 8. Implementare l'attività di accesso ai cantieri e il monitoraggio delle aree interessate. 9. Abbiamo un lavoro in corso per rafforzare ulteriormente proprio e in modo dedicato alle attività connesse ad Expo l'attività di cooperazione internazionale di polizia. Da ultimo, dedicare proprio una struttura delle forze di polizia allo scambio informativo per favorire l'attività della polizia locale nei territori interessati agli interventi dell'Expo. Vedo 3 capitoli di attività. Uno, è stato ricordato, vari
DL o DPCM che hanno regolamentato l'organizzazione delle attività, da quello iniziale del 2009 che istituisce un quadro normativo e fa della prefettura un momento di sintesi, a nel 2012 le white list, ricordo tra l'altro che sono più di 300 le aziende, dopo una partenza probabilmente lenta, ma sono più di 300 le aziende che sono iscritte nelle white list, e le ultime disposizioni di aprile 2013 per accelerare gli interventi. La spinta impressa all'attività di controllo svolta dalla prefettura ha consentito di adottare diversi provvedimenti sfavorevoli nei confronti di imprese impegnate in opere essenziali o connesse a Expo. Il gruppo Interforze Milanese sta dedicando ogni energia all'attività di controllo, intensificando l'accesso nei cantieri, che ha portato ad oggi alla verifica di oltre 2.500 persone fisiche e 1.300 mezzi.